Carissime amiche e amici di Abitare le Scritture, buona Pasqua della settimana e uno shalom dal più profondo del cuore in questa 33esima e penultima domenica del ciclo liturgico in cui noi abbiamo meditato finora il Vangelo di Marco. Siamo a Gerusalemme e oggi la Chiesa proclama una parte del discorso di Marco 13, che è poi il discorso più lungo che Gesù fa nel Vangelo, che è il più antico. Potremmo riassumere tutte le sue parole con questa espressione: le mie parole non passeranno. Ecco l'affermazione. Poi un invito molto forte: vigilate, state svegli, perché c'è un'attesa che deve essere gioiosa. Il ciclo liturgico chiude e riapre poi col prossimo ciclo, sempre con la vigilanza. La vita di noi cristiani è una vita di vigilanza, quel verbo gregorein che significa proprio tenere gli occhi aperti. Gregorein, da cui viene poi il nome Gregorio. Quanti papi hanno preso e quanti monaci hanno preso questo nome, Gregorio, come il grande Gregorio Magno, l'amante delle scritture, della liturgia. Dove siamo? Siamo a Gerusalemme, siamo un attimo prima del mistero pasquale e le parole che Gesù ci rivolge oggi non solo annunciano gli eventi che stanno per accadere, ma vogliono anche far sbocciare la speranza che lui ritornerà, che le realtà non vanno verso il disfacimento. Qui c'è una parola, fine, che in greco è telos, to telos in greco è un neutro. Invece in italiano fine può avere l'articolo maschile o femminile. Se usiamo quello femminile, la fine indica la dissoluzione di ogni cosa. Ma se usiamo il fine con l'articolo maschile, forse siamo più precisi. Noi siamo in cammino verso il fine, lo scopo di tutta la nostra vita. Noi siamo in cammino verso davvero un compimento. Cristo si è allontanato dal Tempio. Non vi farà mai più ritorno. Marco lo fa notare. Sembra quasi che qui abbiamo il compimento di un'antica profezia, quella di Ezechiele al capitolo 11, quando in quei versetti 22 e 25 il profeta descrive la gloria del Signore che esce. Che immagine forte! La gloria di Dio abbandona Gerusalemme. Abbandona il tempio che doveva essere il luogo della presenza e va sulla collina Oriente, su quella che noi conosciamo come il Monte degli Ulivi. E lo Spirito conduce il profeta a Babilonia per riferire questa notizia ai deportati. Ecco, sembra che Marco registri questa rottura. Ormai si è consumata la relazione tra Gesù e il tempio. Ecco perché le sue parole sono molto forti. Qui non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutta. Tenete conto che il Tempio era il cuore del culto per Israele e anche rappresenta l'identità di Israele. E sono scioccanti anche le sue parole se consideriamo che un attimo prima uno dei discepoli ha fatto un'esclamazione, direi, davvero di tipo gioioso, di constatazione: Maestro, guarda che pietre, che edifici. Un'espressione che è di stupore e di ammirazione, mettendo davanti il dettaglio, le pietre e poi questa architettura. Pensate che ancora oggi quelle pietre del Tempio di Erode sono ancora visibili, ce ne sono alcune lunghe più di 13 metri, hanno uno spessore enorme, pesano decine e decine di tonnellate. E tuttavia tutta questa architettura non rimarrà nulla. Quello che oggi cosiddetto guardiamo il muro del pianto. È triste constatare che i discepoli, come non hanno compreso lungo la via il mistero pasquale che per 3 volte è stato annunciato da Gesù, così adesso non capiscono che siamo davanti all'inevitabile destino del Tempio. Il Tempio non sarà più il luogo della presenza di Dio, quel tempio sarà Gesù. È Gesù il luogo di incontro.
Su di lui gli angeli del cielo salgono e scendono, diranno il quarto Vangelo, Gesù a Natanaele, che è un israelita in cui non c'è falsità. Poi Gesù, uscito dal Tempio, sale sulla collina est, quella degli Ulivi, proprio di fronte a tutta l'area sacra. Dalla sommità di questa collina si domina tutta la spianata del Tempio con il vallone cedro. È un'immagine stupenda. C'è il famoso Hotel dei Sette Archi, da cui ancora oggi si può ammirare, no? E stanno con lui quei primi quattro discepoli che egli ha chiamato proprio all'inizio del Vangelo, in Marco 1, 16, 20, cioè Pietro, Simone con Andrea suo fratello, e poi Giacomo e Giovanni. E quindi Gesù riceve da loro una domanda. Quando capiterà tutto questo? Quelle cose che tu hai rivelate, quando capiteranno? E Gesù li mette in guardia. Guardate che sorgeranno falsi messia, falsi profeti, faranno segni e prodigi, ma lo faranno per ingannarvi. Addirittura potrete caderci anche voi che siete gli eletti. Però badate bene, nel testo c'è sempre questo blepete, blepete, state attenti, guardate, abbiate gli occhi aperti, diremmo noi, no? Io vi ho preannunciato tutte queste cose. Ecco perché Gesù ce lo dice. Che cosa ci insegna? Gesù insegna che la storia avrà un travaglio. Lo stesso Tempio, per come vive il rapporto con Dio, è ormai diventato una desolazione. È una casa, un emporio dove si fanno gli affari, non è più il luogo della mediazione, un luogo della preghiera. È diventata la dimora della corruzione. Ecco perché Gesù dice: fuggite, senza avere incertezze, senza avere incertezze, una fuga dalla Giudea sulle montagne, lontano dalle città, non tornate indietro nemmeno a prendere il mantello. Anche le donne incinte devono fuggire, sperando che non capiti d'inverno, quando le temperature sono più rigide, che non capita alle donne che stanno allattando. Ci sarà uno scombussolamento come quello del Tempio. C'è una minaccia che grava su tutta la vita delle creature, che è molto più grave delle calamità naturali. C'è un quadro che sembra molto cupo, però in questo quadro cupo, evidentemente c'è un bagliore che comincia a farsi notare, un segno di speranza. Se il Signore non avesse accorciato quei giorni, dice Gesù, nessuno potrebbe essere salvato. Ma a motivo degli eletti, che egli stesso si è scelto, egli ha accorciato questi giorni qui. Siamo davanti a una responsabilità. Questi eletti hanno avuto da Gesù il potere di poter influire sulla storia. I credenti possono delimitare il periodo delle prove e anche l'aumento degli effetti inevitabili. Ecco perché Gesù invita i discepoli a pregare, proprio per poter limitare i danni di questo dramma dell'umanità. Perché l'umanità perde il senso di Dio, della relazione con lui, procede a grandi passi. Questa volta dobbiamo usarlo il femminile verso la fine della propria storia. Guerre, terremoti, carestia non devono però dare allarmismi. Attenzione, Gesù ci spiega che sono l'inizio dei dolori. Qui è una lezione pedagogica davvero di grande levatura. La definizione è molto significativa. Le calamità non vengono evocate per annunciare la fine, ma per descrivere l'inizio dei dolori. È come se ci fosse una sorta di rimando a un'immagine molto bella, quella della donna nel momento del parto. La storia è come una donna che sta per partorire, è nel travaglio più profondo. Le donne sanno, quelle che hanno avuto un figlio, quanto sia forte quel dolore del parto, eh? Un grande travaglio. Così la storia avrà un grande travaglio per dare alla luce il figlio dell'uomo. Quel figlio dell'uomo che è al tempo stesso frutto della terra e frutto del cielo. E come i dolori del parto sono necessari per vedere poi perché la nuova creatura veda la luce, così le calamità del mondo non devono allarmarci, ma sono necessarie. Sono i dolori della storia, del cosmo, per un ordine nuovo. Ne parla anche il grande Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetti 22 e 23. Ecco, gli elementi
che normalmente inducono gli uomini a fuggire, devono essere accolti invece come un progetto di rigenerazione. Questo è davvero interessante. Ecco perché quei segni che sembrano minacciosi, il sole e la luna si oscureranno e quindi non ci sarà più il ritmo di giorno e notte, le stelle che cadono dal firmamento, nell'antica cosmologia si pensava che fossero attaccate alla volta, no? Si sconvolge l'ordine cosmico. Ma tutto questo serve a creare la contestualità in cui c'è la venuta del figlio dell'uomo, colui che ha offerto se stesso. Ricordate l'episodio della vedova che ha dato tutta quanta la sua vita, Tom Bion? Ebbene, proprio costui che ha dato tutto deve venire nella gloria del Padre, circondato dagli angeli santi, per radunare a tutte le estremità della terra gli eletti. Colui che viene è lo stesso Gesù che ha realizzato i segni e che ha educato lungo il suo ministero ed è morto per compiere con fedeltà quei segni, quello che i segni esigevano. Dove sta la novità dell'Evangelista Marco in questo testo? Identifica il figlio dell'uomo che viene, a seconda venuta, con colui che ha perdonato i peccati, colui che ha superato la legge del sabato, colui che si è consegnato su quella croce. Gesù è il seminatore del regno, è lui che soffre, che dà la propria vita per il regno, è lui proprio che verrà nella gloria finale. È lo stesso Gesù. Nella risurrezione è entrato alla destra del Padre con l'ascensione, ora ritornerà. Che vuole dirci il Vangelo oggi? È chiaro che Marco vuole suggerirci tutte queste realtà sulla base della fede in Gesù risorto. Il risorto, che è Dio, è ormai nella gloria, seduto alla destra del Padre. Ma il risorto sta anche per venire. Sta avvenendo, erchetai, l'Apocalisse usa il verbo erco, ma viene al presente, no? E viene per mettere tutto sotto i suoi piedi, come dice l'espressione del Salmo 110, e come dice Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, in prima Corinzi 15, no? Sono davvero aspetti molto belli, no? Anche la lettera agli Ebrei usa il Salmo 2, il 110, il Salmo 8, no? Però qui Marco non c'è attestata la pagina del giudizio, non ne troviamo tracce. La storia, con le sue prove, opera una cernita. E Gesù viene nella gloria, questo figlio dell'uomo, per radunare i suoi eletti e portarli con lui nella gloria. Nulla di più, nulla di meno. Questo vuole dirci Marco 13. E poi ci mette davanti la parabola del fico. Un albero spontaneo in Israele che fa dei frutti meravigliosi, sono dolcissimi. Quando quei teneri rami portano le foglie cresciute cominciano i germogli, è il segno che arriva l'estate. I segni che vogliono ricordarci che siamo al compimento della storia. E quel giorno non lo conosce nessuno, nemmeno Gesù, solo il Padre. Noi siamo invitati a metterci nelle sue mani con fiducia. Ecco perché dalla parabola del fico dobbiamo trarre una constatazione, la vicinanza della parusia, di questa venuta, di questa presenza, no? Il che non risponde a quella domanda iniziale che avevano fatto i discepoli, quando avverrà la distruzione del Tempio, no? Gesù sposta il centro dell'interesse e il tono diventa anche ancora più radicale, perché la parabola del fico, in questa rilettura euforica, no? Vuole farci capire che cosa? Che a quell'assenza del tempio, dove non c'è stata realizzata la presenza di Dio, invece si sposta l'attenzione sul figlio dell'uomo, lui che viene, lui è la presenza del Padre, lui verrà a radunarci per portarci dal Padre. E noi abbiamo un compito, l'attesa. Dobbiamo vigilare. Altra parabola che noi non leggeremo oggi, ma che è alla fine del capitolo 13, vi invito a leggerlo, no? Bisogna stare svegli, bisogna discernere, bisogna essere consapevoli dell'atteggiamento che Gesù ci consegna. Vigilate, state svegli,
Badate bene, state attenti, e l'altro è state svegli, perché quello che dico a voi lo dico a tutti. Gregoreite, vigilate. Ecco, Gesù ci invita a volgere gli occhi verso il compimento della storia, vivendo questo santo Vangelo che rovescia la logica del mondo. Gesù presenta i suoi all'opposto rispetto a un mondo dove viene fuori il dominio, lo schiacciamento della povera gente. Beh, Gesù all'opposto presenta la missione e il trionfo degli sconfitti. Sì, Gesù ci parla della vittoria dei perdenti. Gli evangelizzatori continueranno, con la grazia di Dio, con l'opera dello Spirito Santo, continueranno a essere perseguitati, ma annunceranno il Vangelo con la propria vita e con le parole. Come Gesù ha avuto un travaglio nella sua missione, così lo avremo davvero anche noi se saremo fedeli a questo Vangelo. Ma questo Vangelo trasforma la nostra vita, trasforma la storia. È un Dio che poggia tutto non sulla forza del mondo, ma sulla debolezza. Tutto posso in colui che mi dà forza, dice Paolo. Che bello, è un Dio che costruisce con la potenza della debolezza, cioè questa debolezza è la croce in risurrezione, no? Che è come una nascita, è come un parto. Guardate, è molto suggestiva l'immagine che Gesù oggi ci descrive, no? Al termine non saranno i segni eccezionali che annunciano il compimento della storia, ma un umile, semplice ramo di fico che fiorisce nel silenzio più totale, che si risveglia dall'inverno ormai passato. Sembra di riprendere la parabola iniziale del seme, quando gettato sottoterra, a un certo punto si spacca e prima c'è lo stelo e poi appare la spiga e poi quella spiga che si riempie. Ecco la logica di un Dio che nel silenzio fiorisce come questo ramo di fico. È il mistero pasquale. E Gesù ci viene incontro per quella Pasqua eterna. Ecco il mistero della Pasqua che vince il bue del dolore. È l'amore di Cristo che ha trionfato e ci farà nascere alla vita definitiva. Lo diceva anche, lo dirà poi dopo nel quarto Vangelo, al capitolo 16, proprio Gesù nel Vangelo di Giovanni. La donna quando partorisce prova dolore perché è venuta la sua ora, ma quando poi ha dato alla luce la sua creatura non si ricorda più dell'angoscia e del dolore che ha sofferto. Perché? Perché ha la gioia che è venuta al mondo una creatura nuova. Che importa conoscere quando avverranno tutte queste cose? Gesù ci ha rivelato che a partire dalla Pasqua il tempo non è più quello dell'orologio che si chiama Cronos, ma il vero tempo è il Kairos, cioè il tempo di grazia, il tempo propizio. I cristiani e le cristiane devono continuare a dare testimonianza e il mondo li perseguiterà. Morranno come è morto Tommaso Fischer. Ricordate Tommaso Moro? Quanti martiri muoiono ancora ogni anno? Non importa, dobbiamo continuare a predicare e a vivere il Vangelo. Gesù ci ha offerto la sua assistenza creativa, perché il Vangelo trasforma la persona. Ma dobbiamo ripartire e fondarci sulla debolezza, che ci impaurisce. Ma Dio costruisce con la sua potenza su questa debolezza, con la debolezza della croce diventata la Pasqua di resurrezione. Ecco, direi, in un certo senso, la prova, l'esaltazione che dovremmo provare. Il Vangelo ci trasforma e ci fa appoggiare su quella debolezza, perché Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere la sapienza dei forti. Che oggi lo Spirito ci aiuti non solo a comprendere, ma a realizzare questa grande lezione. Buona Pasqua della settimana. Shalom.